fatto 9000 giri. Ciao Luca. Ben ritrovato. Ciao Frank. Ok? Mamma mia che faccia da cattivissimo. No, io cattivo. Assolutamente no, anzi, sono felicissimo. Lo so. Perché oggi trattiamo tre argomenti differenti, sì. Partendo da l'internata, che è bello, sì. È un po' che non ne parliamo, per cui molto volentieri a vedere cosa avete fatto su questa ML, sì. Che il padrone, il proprietario tiene molto male, perché vuncia, che è una roba che più vuncia non si può. No, oltretutto mi ha detto che c'ha due bambini pestifiche con i pennarelli. Io sputano da fuori, io no? Non so, veramente. Dentro forse. Ma no, dentro, ma una fuori roba... Fuori è lui che è un po' scrauso, Lo so. Salutiamolo. Adesso un... prima di consegnargli la laveremo. Bravi. Pure, però dentro i bambini se li sciuccia lui, ragazzi. Va bene. Allora, vediamo il posto di lavoro di questi bimbi, allora, cosa succede. Qui ti descrivo cosa abbiamo fatto, nel senso che su questa macchina siamo intervenuti per il momento sulla parte interna. Quindi questa macchina, purtroppo non riesco a farvela vedere come era all'inizio, aveva un interno scuro, abbastanza anonimo, simil pelle, stoffa, diciamo, e il cliente si era stufato di avere appunto questo anonimato, e in più ovviamente con la stoffa si sporcava, quindi mi ha detto: senti, troviamo una soluzione che sia esteticamente migliore e anche più funzionale con i bambini. Quindi cosa abbiamo fatto? Con la sua discrezione, il colore ovviamente è sempre molto soggettivo, abbiamo scelto un accoppiamento che andasse bene col colore esterno, questo color tabacco, che non è fra l'altro negli option, nei colori della Mercedes, quindi abbiamo fatto qualche cosa anche un pochino fuori standard, gli abbiamo rifatto tutto pannelli e sedili, quindi mi sembra che il risultato sia assolutamente bello da un punto di vista poi di qualità di materiali, la pelle è di prima qualità, la fattura, il nostro tappezziere è molto molto bravo, direi che tutto quanto si presenta bene. Quanto tempo ci vuole per fare una lavorazione? Questa è una macchina abbastanza complessa perché è molto grande, quindi hai un tempo di lavorazione per lo smontaggio, devi stare molto attento a non rompere le placche. La qualità del lavoro, indipendentemente dalla qualità della pelle, sta anche nello smontaggio e rimontaggio. Quando tu metti le mani sulle macchine bisogna stare molto attenti a quello, perché sennò vai a inficiare completamente il lavoro. Diciamo che fra manodopera di montaggio e smontaggio e la lavorazione del tappezziere sono andati via più di una settimana, cioè una settimana e mezzo. Okay. Questo 10 giorni di lavoro. 10 giorni di lavoro per avere questo risultato, che deve essere all'altezza della Mercedes, chiaramente. Assolutamente, direi che siete riusciti ad assolvere questo compito. C'è, sì, anche un'altra particolarità. Ecco, un altro delle pecche di questa macchina, adesso purtroppo anche lì non riesco a farvi vedere la situazione precedente, ma era veramente strana, scandalosa, direi, dove c'è dove c'è quel bel tipo iPad, la Mercedes aveva predisposto un vanettino con un monitor che sembrava quello della Panda, forse la Panda ce l'aveva più grosso. Quindi che assolveva tutte le funzioni, quindi radio, navigatore e quant'altro. Il cliente non riusciva a vedere, quando inseriva il navigatore non riusciva a vedere assolutamente niente. Ci ha chiesto di risolvergli, questo è un problema più che estetico, funzionale, con un qualche cosa che si vedesse. Abbiamo rifatto appunto la console, perché abbiamo proprio tirato via fra le due bocchette, è stata tirata via tutta la sorgente precedente, è stata sostituita con questa soluzione, anche qui direi che il lavoro dal mio punto di vista è impeccabile, mettendo questa sorgente che riprende tutte le funzioni della macchina, quindi c'è una centralina che dialoga con la macchina, riprende tutte le funzioni della macchina, e in più hai la possibilità di utilizzare le funzioni di CarPlay. Sì, diciamo che lo schermo è quasi simile a quello originale Mercedes che esce adesso di serie. Qui aveva un piccolissimo schermo abbinato alla sua autoradio, abbiamo tenuto tutte le funzioni dell'autoradio, in più hai questo monitor touchscreen dove tu hai tutte, diciamo, le funzioni come se fosse un iPad alla fine. Puoi mettere dentro le fotografie, vedere YouTube, andare su internet, è un iPad, però gestisce anche l'autoradio originale di serie, quindi non perdi, diciamo, la struttura originale. Rimaniamo sempre collegati agli aspetti estetici, Luca, però concentrati sull'esterno, perché Audi, sicuramente un marchio di quelli che va bene, è un marchio sportivo, però qualche pecchettina che tu hai ravvisato, no? Soprattutto in questo esemplare, c'è, e si può porre rimedio. Ci spieghi, sì, esattamente. Più che altro è il cliente, cioè la cliente, una ragazza questa qua, perché ogni tanto ci capitano anche le ragazze, forse le ragazze sono più attente al look che non magari aspetti tecnici, però effettivamente ha ragione, perché quando mi aveva chiamato al telefono, ha detto: guarda, io ho appena acquistato un Audi TT di ultima generazione, ho il problema sulla griglia davanti, esteticamente non mi sembra finita. Io sono rimasto, anche perché noi di macchine ne vediamo tantissime, non è che le conosco tutte a memoria, dico: vabbè, senti, passa da noi, gli do un'occhiata. Quando è arrivata con la macchina, effettivamente ho guardato questa griglia, la prima impressione che ho avuto è che qua mancasse un pezzo, mi dava proprio l'impressione come se mancasse una finitura, perché
sembra proprio, come dire, un nero opaco, non finito, questo plasticone enorme mi dà proprio l'idea del non finito. Questo si chiama uno stile di biancheria. Sì, no? Ma è come se quando fosse, mancasse un qualche cosa che poteva essere, non so, un richiamo cromato, un qualche cosa che non fosse proprio un plasticone pesante, perché questa griglia qua di quest'ultima generazione è veramente grossa. Tutta così nera opaca, onestamente ha ragione perché la ragazza. Il nido d'ape se lo è mangiato completamente questo tipo di inserimento. Eh sì, no? Sì, questa specie di beccucci. Si mangia il nido d'ape, che qua è già più carino, no? Qua esatto, è più tradizionale, esatto. Anche meno presente questo beccuccio. Esatto. Lì invece è veramente qui è come invasivo. Se mancasse proprio un pezzo. Allora la ragazza ha detto: guarda, ci sono rimasta male perché pensavo che quando l'ho ordinata aveva visto un altro tipo di... Poi soprattutto probabilmente con il nero risalta ancora di più. Allora ci ha chiesto di intervenire. In sostanza cosa facciamo? Andiamo a smontare il paraurti anteriore, poi al limite guardiamo anche il posteriore, smontiamo proprio fisicamente le griglie, la griglia centrale, due laterali e quella a lama lì sotto, gli diamo un aggrappante perché chiaramente questa, essendo plastica, non la puoi verniciare immediatamente come se fosse un pezzo di carrozzeria, devi trattarla, ci vuole un aggrappante particolare per la plastica, dopodiché la vernici nel colore nero lucido. E il risultato dovrebbe essere sicuramente di soddisfazione, è molto più appagante, cioè la qualità dell'immagine generale della macchina secondo me ne dovrebbe beneficiare. Certo, nella peggiore delle ipotesi non dovesse essere ancora soddisfatta, immagino che ci siano degli aftermarket a livello tuning per modificare questa griglia, no? Sì, non sono facili da trovare perché ultimamente nel settore del tuning le aziende che trattano componenti estetici per auto esterni, intendo spoiler, minigonne, alettoni come andava una volta, devo dire che si sono ridotte molto, cioè non ci sono più tante aziende che vendono questi prodotti. Sarà perché le macchine sempre di più escono, cioè non sono più macchine dove potevi fare tutto quello che volevi, un po' è cambiata un po' la moda del tuning, quindi queste soluzioni estreme, la Fast and Furious con le portiere all'ali di gabbiano, gli spoileroni grossi, non vanno più, e quindi probabilmente queste aziende qua, che comunque hanno dei costi, perché per fare uno stampo di una griglia del genere ne devi vendere tanti per ammortizzarlo, c'è una ditta sola che noi usiamo, che è la Rieger tedesca, che probabilmente in Germania c'è ancora un certo tipo di mercato, in Italia praticamente non trovi quasi più niente. Ok, ci spostiamo all'interno dell'officina, sì, perché c'è un altro veicolo interessante. Yes. Luca, questa è una delle vetture più richieste sul mercato, è il SUV compatto di casa Jaguar, E-Pace. Sì. Che cosa avete fatto su questa vettura? Allora, diciamo subito che questo è un 2000 di cilindrata, quindi con tutte le normative antinquinamento, un 2000 di cilindrata pur con tanti cavalli, però il rapporto peso-potenza non è che sia proprio eccellente. Quindi la prima cosa che ci ha chiesto il cliente era di svegliarlo un pochino a livello di motore, perché effettivamente l'andava no, come diciamo a Milano. Soprattutto in alcune situazioni, magari non questa, ma ci sono alcune situazioni, alcune macchine, dove questa carenza di entrate in coppia, scarsa potenza, arrivano veramente fino al limite della pericolosità della macchina. Io ho avuto dei clienti, mi ho detto: guarda, io mi sono trovato sulla statale a dover fare un sorpasso, scalare due marce, trovarmi a metà del sorpasso, dover rinunciare a tornare dentro. Cioè, al di là di tutto, va bene normativamente inquinamento, va bene tutto, però caspita, cioè, delle volte veramente la gente quella rischia. Era una situazione che si viveva quando eravamo più giovani noi con le utilitarie, sì, no? Ma avevano pochi cavalli, lo sapevi, la 126 aveva, non so, più sì. 30 cavalli, quel che fare un sorpasso e dovevi fare il segno della croce, ma lo sapevi. Qua invece prendi una macchina biturbo, turbo, quello che vuoi, enorme, poi alla fine ti trovi ad avere una resa che forse era quella della Golf 1.4 benzina di 20 anni fa, forse. Certo, per cui con la centralina, in questo caso esterna, giusto? Sì, in questo caso l'abbiamo fatta esterna, perché sempre la richiesta del cliente era avere qualcosa di ripristinabile, quindi che non andasse a inficiare, perché un altro dettaglio che abbiamo riscontrato molto noi a Milano, che ci sono tantissime macchine prese in affitto, cioè questi leasing a lungo termine, per cui andare a fare dei lavori duraturi all'interno della macchina, alla fine poi il cliente non va bene, perché poi dopo il periodo della scadenza del leasing la macchina deve andare dentro. Quindi questa soluzione delle centraline esterne riprogrammabili, al di là del salvaguardia della garanzia, l'abbiamo già detto tante volte, ma viene incontro anche a questa soluzione. Il cliente autonomamente la può riportare in 5 minuti esattamente come la ce l'ha portata. La centralina se la può riciclare su un altro mezzo. Sì, il software va riparato, sì, però l'hardware, quantomeno l'hardware lo può fare. Andrà cambiato il cablaggio, perché i cablaggi sono specifici per ogni singola macchina. La programmazione, almeno una parte della spesa la può recuperare. Certo. Quindi in questo caso abbiamo montato questa centralina, l'incremento di coppia e potenza siamo nell'ordine dei 25
25, 28 cavalli e 45 Nm di coppia. Non diventa una supercharged di quelli a benzina, però comunque il suo incremento ce l'ha, presumo che il cliente comunque sia soddisfatto. E poi? E poi, come al solito, che siamo specializzati sul diesel, perché ovviamente il diesel, lascio Mirko che accende il solito nostro Active Sound Booster, anche qua per cercare di dare un minimo di sound, un minimo di voce a tutte queste macchine che veramente sono un disastro. Poi, può piacere o non piacere, è comunque una soluzione assolutamente geniale, che viene applicata in alcuni casi anche sulle Tesla che sono elettriche, quindi si arriva ad estremizzare il concetto anche sulle macchine elettriche. In questo caso è completamente riciclabile, cioè lì salvi tutto, cioè domani il cliente vende l'E-Pace, compra, che ne so, la F-Pace piuttosto che un'altra macchina, si smonta il sound booster, si smontano le due centraline, la si rimonta sulla nuova vettura e il cliente non ha paga solo la manodopera, non ha perso assolutamente niente. E poi ecco la meraviglia di questo, sì, sentiamolo pure Mirko, così almeno apprezziamo il sound di questa E-Pace. Sì, faglielo sentire originale, come sì? Suono originale, e poi eventualmente con il sound modificato. La cosa meravigliosa è che possiamo comunque utilizzarla senza il rumore, o possiamo scegliere esatto. Noi, dipende in che esatto. Mood. Questo è molto importante, perché fare uno scarico sportivo, indipendentemente dal fatto che l'abbiamo detto mille volte, fare uno scarico sui diesel a noi risulta sempre un suono da trattore, che ne dica alcuni ben pensanti, ma rimane sempre un timbro basso, un timbro da trattore. E poi ti rimane quello, cioè il timbro da trattore, vai all'esse lunga, accendi la macchina, ti fa un rumore pazzesco, fai la figura da cioccolatare. Poi invece tu, in qualunque momento, in 30 secondi, attenzione alla testa, in 30 secondi lo disattivi e la macchina ritorna. Quindi è molto più modulabile, molto più fruibile. Questo è il classico sound suo originale del da diesel. Tool. E questo è quando noi attiviamo il sound system. Facciamo vedere, l'ha attivato attraverso il telefonino, lo smartphone. Lo spengo, è la macchina suona originale, così lo accendo. E da lì sono dei parametri che puoi modificare? Posso modificare il volume, da qua direttamente. Ok. O altrimenti addirittura, se voglio, il tipo di sound. Ci sono vari sound. Facciamo un altro, dai. Questo è più diciamo ancora quasi un filo più soft, ancora un pochino più soft, però veramente intuitivo, cioè ce la farei anch'io. Sì, forse anche lui è abbastanza scelto. Bene, fantastico, abbiamo visto un sacco di opportunità dagli interni, gli esterni e preparazioni, tuning motore e sound, che è una delle cose veramente che ci sta affascinando. Ci stanno arrivando tante richieste, evidentemente la gente ha capito che questo qua può essere un sistema alternativo al fatto di fare il classico. Sì, per avere una cosa meno noiosa, posso dirti. Sì, no, purtroppo manca, no, il sapore, il gusto, no, nelle macchine moderne, vanno molto bene. Consumano pochissimo, perché alla fine comunque questi motori sono assolutamente parchi, ma ci manca quel sound lì, e con questo sistema abbiamo ovviato il problema. Grazie mille Luca, grazie Mirko. Frank, grazie. Dai, rongisci ancora. Ciao. Anche tu. Ciao Mirko. Ciao.